Leader Sud. Street Art Coffee a Via Toledo con Giuseppe, il caffè che fa sempre la differenza a Napoli. No, diciamo che Napoli ha tanti metodi per bere caffè, dal più antico è quello del caffè napoletano che va per infusione. E poi ci sono l'espresso, c'è la moca, che a Napoli comunque c'è molta cultura del caffè, questo lo sappiamo, dal 1819 abbiamo il procedimento napoletano e poi diciamo con i tempi sono usciti la moca, e l'espresso e tanti altri. Ed è davvero molto bello vedere a Via Toledo con le luci di Natale quella che era la caffettiera che raccontava un po' le nonne, nelle cucine delle nostre nonne. Diciamo che io sin da piccolo comunque sono stato segnato dal caffè, perché perdendo mio papà sin da piccolo la prima cosa che ho sentito è gli odori del caffè, anche nell'amarezza diciamo della vita. Sì, è bello e mi rende anche soddisfatto, perché è una cosa, un'idea mia, e mi fanno i complimenti oltre che guadagnare, quindi c'è la sinergia tra l'amore, guadagnare e lavoro, quindi tutto un assieme. A Napoli il caffè si paga a piacere, c'è il caffè sospeso, però da me per esempio il caffè sospeso non rende, perché già è sospeso, cioè può venire una persona, non ho soldi, mi dai un caffè a disposizione, mi capita spesso, come mi capita chi prende due caffè e ti lascia 5 euro, quindi vivi a colori diciamo. Allora dove ti incontrano i napoletani e i turisti? Io giro, parto dai quartieri spagnoli che è la mia casa, poi giro Toledo, Piazza Dante, Lungomare, alcuni eventi a San Gregorio Armenio con alcuni sponsor, quindi diciamo che sulla pagina Don Caffè con una F, senza no caffè, o caffè, mi trova, scrivo tutti i giorni dove poi sosto quella giornata. Giuseppe, tra i turisti chi apprezza di più il caffè napoletano? Guarda, i napoletani, proprio napoletani che ricordano questa caffettiera, lo ricordano come un caffè lavato, un caffè sciacquato, invece poi quando lo provano si rendono conto che forse quel periodo storico di Napoli, quando è nata la caffettiera napoletana, se ne usava poco di caffè perché era caro, sia di tempo e sia di denaro. Oggi, mentre il caffè è accessibile a tutti, si può mettere di più e viene un caffè davvero straordinario. Ma perché il caffè di Napoli è buono? Qual è il segreto? In questa è il cuore. Negli altri che c'è pressione, dove l'acqua cambia in purità, l'acqua, perché la pressione ti cambia l'impurità dell'acqua, quindi l'acqua fa la differenza. In questa che non ha una pressione, l'acqua resta a 98 gradi, che non ha impurità, non è l'acqua, ma è la passione e l'amore, il saper fare, diciamo. Bocca al lupo. E viva il lupo, grazie mille. Giovani del Sud.